Vale veramente la pena aprire un canale YouTube nel 2023? Anno nuovo, periodo di bilanci, ma anche di nuovi propositi e tu ti starai chiedendo se vale la pena aprire un canale YouTube nel 2023. Eccole le quattro ragioni per aprire un canale YouTube adesso. YouTube ha capito che i video tipo Reel e TikTok sono il futuro del consumo di contenuti rapidi. In questo momento del secolo l'essere umano ha un picco d'attenzione pari a un pesce rosso. Circa 8 secondi. Ed è per questo che i video corti sono il futuro della comunicazione. Gli short in un canale di YouTube danno parecchi vantaggi, come aumentare il numero degli iscritti e poterti dare la possibilità di attivare la monetizzazione. Sì, perché nel nuovo programma di monetizzazione di YouTube il numero delle visualizzazioni degli short conta. Lo vedremo più avanti. Un altro vantaggio per fare degli short è perché ti possono aumentare potenzialmente le visite al tuo canale. Attenzione, non è vero che gli short influiscono negativamente sul canale in generale, perché l'algoritmo degli short è differente dall'algoritmo di YouTube. Ma se vuoi fare un tuo esperimento, puoi creare un canale solo e esclusivamente dedicato agli short, in modo tale che tu possa vedere la loro potenzialità. Io ne ho già creato uno ed è questo qui. Ti lascio comunque il link in descrizione. Più andiamo avanti e più siamo dipendenti dalla tecnologia e di internet. Viviamo già in un mondo dove internet detta certe regole, ed una di queste è anche la ricerca del lavoro. Negli ultimi anni, molte persone hanno trovato un nuovo lavoro utilizzando piattaforme adatte a questo scopo. Al giorno d'oggi dobbiamo creare una nostra presenza virtuale in internet per costruire una nostra identità professionale. Internet non è solo Facebook, Twitter o Instagram. Internet è anche il tuo sito web, la tua persona, la possibilità di presentare i tuoi hobby. E per farlo, perché non utilizzare i video? YouTube è la piattaforma ideale per fare questo, quindi mettiti in gioco e inizia il tuo percorso su YouTube. Essere YouTuber non è solo riprendersi mentre si parla alla telecamera. Un YouTuber è uno sceneggiatore, è un montatore, è un creativo, è un marketer, è un comunicatore. E per questo bisogna imparare il mestiere. Ovviamente ad oggi non c'è una vera e propria scuola di come diventare un YouTuber. Lo stesso YouTube dà dei consigli e dei tip che ti aiutano a capire cosa significa essere un creatore di contenuti. Io stesso lo sto imparando in questo momento, ad ogni video che realizzo. Armati di pazienza. Inizia a imparare un vero e proprio mestiere di artigiano digitale e in questo canale ti offrirò tanto materiale così che tu possa imparare questo mestiere insieme a me. Iniziare un percorso YouTube può essere gratificante, non solo per un orgoglio personale per raggiungere determinati obiettivi, ma può anche essere economicamente gratificante. Infatti, se si raggiungono determinati requisiti, si può entrare nel programma di partner di YouTube, con il quale è possibile iniziare a guadagnare con i video che hai creato. A partire da quest'anno i requisiti cambieranno un po' con l'aggiunta del numero delle visite e degli show. Ma questo è materiale per un altro video. Tirando le somme? Beh, sì. Per me vale la pena aprire un canale in YouTube. YouTube può sembrare saturo di contenuti, ma c'è sempre qualcosa che tu puoi dare alla comunità di YouTube: la tua esperienza, i tuoi progetti, i tuoi sogni. E quindi cosa aspetti? Inizia il tuo percorso di diventare un YouTuber o almeno di iniziare a utilizzare YouTube non solo per consumare contenuti, ma per crearli. Ciao, a presto!